Si chiama gin Bisbino. Facciamo vedere l'etichetta. Ok. È nato da un'idea di Martina Bombelli. Ma in realtà non solo. Cioè, io e te ne abbiamo parlato per lungo tempo e l'incontro con Martino è stato rivelatore, perché abbiamo conosciuto una persona con le competenze tecniche per realizzarlo. Perché noi due siamo capaci a berlo. Sì, esatto. Siamo molto bravi a berlo e molto bravi a riconoscere i gusti. E il flash è particolarmente fastidioso. È fastidio? Devo dire che si chiama Bisbino ed è il primo in Ticino. Primo gin ticinese, fatto interamente con botaniche provenienti dal Monte Ticini. Bisbino, esattamente, dal Vendrisiotto. Esatto. Cosa c'è dentro? Non si può dire. Dai, no, no, qualcuno almeno. Il ginepro. Coriandolo, che comunque equilibra il ginepro. Dai, lo diciamo, la melissa e la verbena le possiamo dire. Ok, il resto no. Il resto no. Condito con cosa? Con cosa? No, con non cosa? Condito. Guarnizione. Scusi, guarnito acquatonica ticinese. Guarnito con cosa? Assolutamente. Cosa ci mettiamo nel gin? Ticino. A parte l'acquatonica. Ghiaccio, ovviamente. Sì. Molto poi importantissimo. Della scorza di limone. E che è la scelta ultima razza. Tutto in casa. Oppure, se no, se si ha qualcosa di meglio, è la melissa fresca, la foglia. O ancora meglio, il bastoncino di lemongrass. Sì. Lemongrass, come si chiama? Roba da numeri uno, sì. Proprio. Funziona? Non devo più giurare, no, funziona. Funziona? Sì, funziona. Quante ne avete vendute? Quante ne avete fatte? In 2 settimane e mezzo sono state, mi piace dire, polverizzate 600 bottiglie. Evaporate 600 bottiglie. 634 per la precisione. Concorrenziale prezzo? Molto. Sì, molto. È una scelta di strategia del signor Meyer, a cui io ero abbastanza contro sul prezzo. Cioè tu volevi venderlo di più? Io volevo venderlo di più. Perché il prodotto è talmente di qualità, secondo noi, e sinceramente i risultati un po' lo dimostrano, che mi ero detto perché metterlo a un prezzo così buono, così facile, così concorrenziale. In realtà la scelta è stata azzeccata, diciamo, perché la quantità di bottiglie è anche dovuta al fatto che il prezzo è... Il primo lotto è esaurito e il secondo lotto sarà disponibile in commercio da venerdì 30 settembre, 29 sarà imbottigliato, il 30 sarà disponibile. Come e dove si trova? Il nostro sito internet, sono tutte le informazioni, tutti i distributori, negozi, bar, sarebbe gbisbino.ch? No, bisbino.ch. Abbiamo distributori in tutto il cantone, negozi, distributori, bar, ristoranti, dunque ce n'è un po' per tutti.